adesso giochiamo con il telefono in mano, per ogni domanda posta Luciano vorrà la risposta. Abbracciarti, ho fatto grazie, così come grande. Questa sera è un po' reggae. Un po' reggaeton. No, reggae. Reggaeton è un'altra cosa. Va bene, guarda, sono un po' giù di morale. Purtroppo sono giù di morale perché ho litigato col mio vicino di casa. Mi dispiace, col mio vicino di casa perché lui ha un orto, è gelosissimo di quest'orto. E io gli ho detto, ma che bell'orto che hai. E niente, lui si è arrabbiato e quindi abbiamo litigato. È arrabbiato per un complimento. Abbiamo litigato per un apprezzamento di terreno. Va bene, allora tu non hai idea di quante persone mi hanno richiesto il gioco che andremo a fare stasera. Lo so, due, tua mamma e tuo padre. Esatto. Oggi faremo il tale quale show. No, ma al telefono. Al telefono. Ma non si può fare al telefono. Stefano, ma oggi con la... Quale show è un gioco che non si può fare al telefono. Ma oggi con la tecnologia si può fare tutto. Ma oggi che ci proprio chiamiamo manca in da qui all'America con la tecnologia. Addirittura, mamma mia. Sembra un programma... Allora, buonasera, benvenuti. Le linee sono calde, vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto! 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 Buonasera! Pronto, buonasera! Io ho il sospetto che sia sempre la solita signora a prendere la linea. Non so se è una cosa voluta o è un incidente. Vuoi vedere? Ma sono sempre Gerarda da Gerarda, da Vairano Scalo, è vero? Sì. Mi sono sempre qua e noi ci fa piacere. Va bene. Ormai è di famiglia, Gerarda. Facciamo finta di niente. Allora, signora Gerarda, quale personaggio vuole replicare? Io vorrei assolutamente imitare Annalisa. Ah, fa Annalisa al telefono. Annalisa. Il cognome? Nome d'arte, Annalisa. Come facciamo? Annalisa. Conoscono tutti. Va bene, allora prego. Ma prego che cosa? Deve cantare. Al telefono? Sì. Sentiamo. Ho visto lei che piace a lui, che piace a lei, che piace a lui, che piace a me, che piace a me, che piace a tutti, piace a tutti. Allora, io sto immaginando, siccome credo di aver capito chi è. I tratti somaci di Gerardo. Sto immaginando Gerardo al telefono e fa un visto. Pure io, purtroppo. Vabbè, Gerardo, l'imitazione era un po' una... Non offendiamo. No, certo, però, il fatto che lei sia al telefono non aiuta. Allora, la domanda ufficiale, Sì. Lei è tale quale Annalisa? Ma questa è la domanda? Sì. Quindi lei risponde sì e va bene. No, dipende, magari dice no, che ne sappiamo noi. Va bene, lei è tale e quale ad Annalisa? Dovesse avere uno slancio di onestà. Ma io direi abbastanza tale e quale. Bene. Va bene che cosa? Partiamo con il secondo concorrente. Ma è tutto troppo approssimativo. Ma tu non ti preoccupare, poi alla fine viene. Abbastanza. Non ti preoccupare. Prego, c'è il secondo concorrente? Non capisco. Pronto? Ma poi mettono a lui che neanche le... Non possiamo avere uno con le voci? Sono Gerardo. Cioè, almeno uno che sa fare... Perché purtroppo il budget è questo. Pronto, sì. Chi è lei? Sono Gerardo. Che fantasia. Almeno no. Vabbè, Gerardo. Da dove chiama? No, non lo vogliamo neanche sapere, guardi. Glielo dico io, lei chiama da Vairano Scalo, è vero? No, non sono di Vairano Scalo, anzi mi offendo perché sono di Vairano Pantenora. Ah, t'ha fregato. Di Vairano Campera. Allora... Lei che personaggio vuole replicare, signor Gerardo? Ah, il mio cavallo di battaglia è Adriano Celentano. Vabbè. Il cantante? Perché ci sta. Il moleggiato. C'è qualche altro Adriano Celentano? Fabbro Molisano. Ho capito, ma non credo che uno venga qua a imitare un Fabbro Molisano. Va bene, allora. Adriano Celentano il cantante, va bene. Prego. Imitatissimo, plurimitato, forse. Vai, prego. Prego, a lei la scena, non lo so come dire. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Posso dire? È uguale ad Annalisa. Ebbene. È uguale ad Annalisa. Va bene. Allora, anche lei, diciamo, l'imitazione è un po' da rivedere. Le faccio una domanda fatidica che ho inventato io. Certo, allora, questo è il format. Esatto. È tale quale ad Adriano Celentano?
Sì, sì, io sono molto tale quale. Molto, molto tale quale. Quindi molto rispetto ad abbastanza, abbastanza già saliamo. Va bene, signor Gerardo. Quindi c'è un terzo concorrente. Un terzo concorrente, purtroppo. Sentiamo, sentiamo. Pronto? Pronto? Pronto, pronto. Buonasera. Buonasera, sono Gino dalla Spezia. Non ho capito il nome, ho capito la Spezia. No, Gino, mi chiamo Gino. Accidenti. Gino dalla Spezia, la città dei casinò, la Spezia. Ma che no, è Las Vegas, un'altra è Las Vegas. Quella è Las Vegas. Non è la Spezia. No, no, scusate, no. Io sono della Spezia. Non c'è il casinò alla Spezia? Ma magari ci sarà pure un casinò, ma non... No. Allora, io sono della Spezia, però da piccolo mi sono trasferito con la famiglia a Vairano Scalo. Ma chi se ne frega, scusa. Praticamente no, a noi ci vedono solo lì. Vabbè, comunque, lei, signor Gidio, che... Sì. Igino. Igino. Ah, com'è il pasticciere? No, quello è Iginio. Vabbè, lasciamo. Vabbè. Lei che personaggio vuole replicare? Frank Sinatra. The Voice. A te, a lui gli davano del Voice. Frank Sinatra, eh. Devi stare attento perché lui... Gli davano del Voice, non gli davano, del Voice. Gli davano del Voice perché c'aveva questo... prosopopè. Che è prosopopè? Frank Sinatra. Poi ma per favore. Diventando... Anziano, lasciamo perdere, perdere. Va bene, allora prego signor... Sì. Ricordo. Vado. Signor Sinatra. Igino. And the rest real. La pronuncia è buona. As glorious, the red of lacrimus. The red of lacrimus. Vabbè, sì, abbiamo capito. No, devo dire. No, lo ricordavo. Vabbè, lo ricordavo. Proprio allora, la domanda... È l'ultimo periodo di Sinatra, questo è stato. Proprio gli ultimi... istanti. Vabbè, quando già c'era il prete, diciamo. Va bene. È una cosa atroce. Ma, allora, signor concorrente numero 3, lei è tale quale a Frank Sinatra? Tale quale identico. Tale quale identico. Allora, signor Ambrosia, se possiamo avere il cartellone alla Logico che facciamo il riassunto. Riassunto, ci abbiamo anche sul LED. Allora, abbiamo Annalisa. Interpretata da Gerarda. Abbastanza tale quale. Abbastanza tale quale. Adriano Celentano, interpretato da Gerardo. Molto tale quale. Frank Sinatra, tale e quale identico, e vince Igino! Ma come fa a vincere? Vince per un giudizio che si è dato da solo. Se l'è dato da solo. Sì, non ci credi? Come, che ne sa? Come? Guarda, lo sappiamo. Come ha fatto a vincere? Guarda, è uguale, aspetta, fammi vedere. Che si vede da guarda qua, è tale e quale. Ha tagliato la capa. In un occhio. Attacca, forza. Vabbè, buonasera. Lasciamo perdere. Grazie. Sì, prego. Ha vinto Igino. Grande Igino. Ha vinto. Le tazze, ci sono le tazze? Certo. Io non lo so, veramente. Le tazze.